Benvenuti a questa nuova lezione di Scratch e robotica. Interfacciamento di Scratch 3.0 con Mindstorms Lego modello EV3. Abbiamo già parlato del robot e dell'interfacciamento di Scratch con il robot Lego. Questo l'abbiamo fatto nella lezione di introduzione in cui abbiamo parlato dei componenti, abbiamo visto che è necessario attivare il Bluetooth, abbiamo anche scaricato e capito a cosa serve il componente Scratch Link e abbiamo anche attivato l'estensione di comandi EV3 che Scratch mette a disposizione e che, pur non essendo in numero elevato, consentono però di poter già pensare a pratici e a semplici programmi. E in effetti partiremo da un programma molto semplice. Quest'oggi noi penseremo a come costruire un controller del robot. Un controller del robot che, siccome vi ricordate, stavamo parlando di un cingolato, cioè un robot semovente che si muove su dei cingoli. E allora pensiamo ad un semplice programma che, utilizzando delle frecce nord, sud, est, ovest, faccia muovere semplicemente il robot. Quindi un programma veramente semplice. Poi complicheremo questo programma con una proposta, con una complicazione, ce cioè lo renderemo un pochino più interattivo e poi concluderemo con una sfida, lasceremo a voi il compito di pensare a come risolvere questa piccolissima, semplice sfida. Allora, veniamo a noi. Dobbiamo creare delle frecce nelle quattro direzioni. Li dobbiamo associare a degli sprite, dobbiamo creare degli eventi e legare a questi eventi dei comandi che si interfacciano con il robot. Molto semplice. E allora non facciamo altro che passare al mondo Scratch e quindi al programma Scratch. Eccoci qui. Questo è la classica schermata di Scratch, con l'aggiunta dell'estensione EV3. Allora, diciamo che questo sprite non ci interessa del gattino, a noi interessano delle frecce e quindi ce li costruiamo. Ci costruiamo uno sprite a forma di freccia. Quindi partiamo da un quadrato e poi modifichiamo questo quadrato. Tanto cambiamo il colore e modifichiamo questo quadrato. In una freccia, vediamo se, eccola qua, ok, può andare. Ecco, questa è una freccia. Adesso possiamo anche ridurla di dimensione, quindi facciamo, non so, un 70%. Benissimo, la posiziono qua, duplico questi sprite, li posiziono, questa per esempio, è la rotazione a destra, e questa la facciamo ruotare verso il basso. E questa invece è la freccia di sinistra. Ecco qui. Questa è la nostra plancia di comando. Poi stiamo parlando di robot, va bene, prendiamoci anche un piccolo logo. Ci sarà pur nella libreria qui un robot, eccolo qui, questo sì, ci piace. Andiamo a vedere che costumi abbiamo.
Eccolo qua, prendiamo questo, lo riduciamo, lo portiamo al 30%, ok, lo mettiamo qui, questo diventa il nostro logo. Bene, e allora cominciamo. E abbiamo detto, quando clicco sulla freccia, il robot, quindi Lego Mindstorm EV3, deve muoversi. Quando clicco su questa freccia in avanti, il robot deve muoversi in avanti e quindi devo azionare i due cingoli, motore B e motore C. E allora eccolo qui, motore B e poi motore C. Quando clicco su questa freccia, su questo sprite. Scusate, intanto l'ho fatto sul, quindi queste non vanno bene perché devo intanto identificare lo sprite e adesso posso qui. Quindi sono su questo sprite, sulla sprite freccia in avanti, quando clicco. E mi manca il quando clicco, pertanto vado su situazioni quando clicco su questo sprite. Quando si clicco su questo sprite, che cosa deve avvenire? Muovo il motore B e muovo il motore C e va avanti per un secondo. Bene, però non è proprio quello che volevo, perché l'enunciato dice quando clicco e tengo premuto, perché in questo caso muoverei il robot solo per un secondo. Invece è finché tengo premuto questo sprite deve andare avanti e deve proseguire il cammino in avanti. E quindi ho bisogno di una istruzione di controllo. Potrebbe essere questa. Ripeti fino a quando tengo premuto il pulsante del mouse. E allora dovrei andare in cerca nei sensori di qualcosa che potrebbe venirmi in aiuto. Eccolo qui, pulsante del mouse premuto. Ripeti fino a quando il pulsante del mouse è premuto, cosa succede? Dovrei muovere. Quindi questo potrebbe essere il mio comando su questa freccia. E allora adesso vi spiego anche un po' come debagare il programma. Io in questo momento non ho il robot acceso. Dando per scontato che queste istruzioni vadano bene, io vorrei capire se effettivamente funziona il tutto prima ancora di attivare il robot. E allora per farlo mi aiuto con un po' di debugger. E cioè, cosa faccio? Mi creo una variabile. La chiamo valore. Vedete che valore è visibile in questo momento. E cosa faccio? E ogni qualvolta io clicco e tengo premuto, io voglio che valore si incrementi. Questo è l'unico modo, una maniera, va bene? Eccolo qui, cambia valore di 1. E allora dico, quando clicco su questo sprite, il valore
deve aumentare fino a che tengo premuto. Proviamo? Ah, non succede niente. Vedete, il valore resta sempre a zero. Quindi questa istruzione qui viene eseguita, ma in realtà non fa nulla. Perché se eseguisse quello che pensavo fosse giusto, il valore dovrebbe incrementarsi. E allora non funziona. Perché non funziona? Perché in realtà abbiamo utilizzato questo comando in una maniera non corretta. L'istruzione dovrebbe essere ripeti fino a quando il pulsante del mouse non è premuto e quindi viene rilasciato. E quindi è una negazione di quello che dichiara questo evento. E allora per farla, la negazione, ho bisogno di un operatore di negazione, che è questo. Quindi ripeti fino a quando non è premuto il pulsante del mouse. Quando il pulsante del mouse viene rilasciato, sospende. E allora andiamo a vedere.